85 ci chiede, 85 gli diamo, 70 ci chiede, 70 gli diamo. E go for it. Via. No, Bruno mi garba di più. Ah, ha fatto walkout, incredibile! Non sapevo che uscisse da questo. Bravo, bravo. Ricordavo che queste carte non uscivano. Bella scarpa, chiste. Rossa, bianca, bel capello, tenne pure un po' la barbetta. Su Cristiano Ronaldo, io lì ho provato in maniera ma... Bravo Gomez, minchia, io. Sembra veramente strong su Gomez. Dammi Gomez. Allora, come potete vedere, molto... Fast, L2, R2. No, bravo. È molto veloce con l'L2. Che non devi essere tu precisissimo come devi fare con i terzini full manual a girarli attorno e poi ad affondare il contrasto in piedi. Là magari vedi solo che se, io qua non ho premuto niente, solo che ti si avvicina, mette il contrasto da solo, quello si intende. Saluto a te, Dale, metti qui. Vedete? Come è sempre presente in game Killu Gomez. Come va sulle linee di passaggio. Questo qua, io... Quanto costa sto Gomez? Bravo! How much? 500, tipo? Vedi? Altro, io qua non ho fatto niente. Cioè, si è messo lui lì ed è andato a contrastare. Altro, è un muro su Gomez. È un muro. Sapete quanto. Guarda che meraviglia sto Gomez. Di gioco, ma poi altri sono semplicemente validi. Bravissimo Gomez. Madonna, quando allunga la gamba, Wayuu, piglia Semba a palli, incredibile. Tiene un'apertura e coscio che fa paura, Killo. Questa non è una bella situazione. E invece no, perché arriva Joe fucking Gomez. Non so zompa, Joe fucking Gomez. Bravo Gomez. Signori, 85 ci chiede, 85 gli diamo, 60 ci chiede, 60 gli diamo, abbiamo inviato carte che avevamo doppio e go for it. Non possiamo scendere ulteriormente, procediamo, vediamo come si presenta Acquar. Ma smettetela, quello stile in te, quel cambio di ruolo costava 400 coins. Eccolo qui, Awar. Ok, bella scarpa, bianca e blu. Belle ste maglie, oh. Sì, bella scarpetta, bravo, Awar. Per il meme Acquar. Terzino mi pare. Guarda come si attacca all'uomo quella war anche. Mi sembra però. Minchia, è proprio veloce sto war. Palla al piede molto fast, caspita. È sempre il solito war. Ossia pecca fisicamente purtroppo. Dov'è war? Fatti vedere. No, chi si sì, è war, minchia, agilissimo. Questo secondo me è un gran bel COC sto war, eh. Molto scattante, molto agile, fase difensiva, ma è full manual e quindi vedi, però Awar comunque ci va sulla linea. No, secondo me Awar difendicchia, vi dico la verità, eh. Molto veloce con l'L2, eh. Bravo Awar, come vedete intercetta, eh. Bravo Awar, come vedete, sempre
sulla linea di passaggio. Lì. Bravo, chi è quello? Awar? Bravo. Altro instancabile farmatore di pacchi, forcaccia. Lo vedete Awar invece come difensivamente, cioè intercetta, fanno niente. Vai. No. Bravo. Bravo Awar. Va a dare una mano in difesa, bravissimo. Allora, ci va sto giro Awar. Ok, vedete come si dà da fare Awar? Awar è uno di quei centrocampisti molto presenti, non abbia chissà quali stats difensive. Guarda quella Awar. Di Maria, volendo, il COC lo può fare. Guarda sto Awar come difende bene in mezzo al campo. Di Maria al centro, quel Di Maria deve stare sulla sinistra. Guardate come intercetta chi lo acquara. Quindi, recap su questo big boy, Joe Gomez. Allora, è incredibilmente veloce con L2, R2, a campo aperto sembra recuperare praticamente chiunque, un po' come se fosse un terzino. Anche in accelerazione, se devo dire la verità, e ricorda tantissimo, a me sembra proprio spiaccicato a Lacroix. Se avete usato Lacroix è tale e quale, sia fisicamente sia come si comporta in game. Fa un botto di intercettazioni, un botto di interventi aggressivi, quindi tanta roba. Qualche passaggio di troppo lo sbaglio, effettivamente, questo lo ammetto, anche se ha delle ottime stats di passaggio, però mi ha sbagliato un botto di passaggi. Il resto è veramente top. Per me non ha difetti questo, il 74 di agilità con L2R2, cioè si muove velocissimo. Quindi lo metto un mezzo gradino sotto a Varane Toz, perché per me è troppo forte, però lo metto alla pari, se non un pelo superiore, sulla posizione tra Varane e Lacroix, a una via e mezzo, non è né tra i super né tra gli ottimi, è una via e mezzo, troppo forte. E niente, costa un botto, perché costa 500k, conviene, non conviene, questo lo dovete decidere voi. È pure una via di mezzo, se vogliamo, tra un terzino e un DC, cioè c'ha gli automatismi dei difensori centrali, la velocità simile a quella dei terzini, ma non ha la grandissima agilità, ok, dei terzini. È tipo sul livello di Tapsoba, ok, bravi, sì, livello di Tapsoba, quindi top player incredibile. Il prezzo è elevato, ma per me è giusto. Ci sta a pagarlo 500k. Quindi gli do un 9 a Big Boy Gomez. Purtroppo questo incubo è tornato. L'avevo detto ieri, finalmente me lo sono tolto dai coglioni. E invece, eccolo qua. Kiss non si somp. Quindi se vi può servire, sbloccatelo che è tanta roba. Big Boy. Awar. Bella carta, niente da dire, prezzo onesto, ricordiamo che è una EOSBS. Costa più o meno sui 2,50. Come si presenta? È 1,75 m. Esile. Il body type non è dei migliori, credo che abbia un body type lean, anche se non ho controllato. Quindi non vi aspettate uno con cui fare sportellate, costa sui 250-300, credo. Quali sono i punti di forza di questa carta? In mezzo al campo è onnipresente, si comporta come uno che è alto alto di work rate. Ovunque, tende ad intercettare le linee, spesso va a marcare automaticamente quelli che stanno liberi a centrocampo, cioè veramente
è tanta roba questo. Quindi difensivamente worka, anche se confrontandomi pure con la chat, probabilmente non è il ruolo dove rende meglio. Il ruolo dove questo rende al 100% è il COC oppure il CC in un 4-4-2. CC in un 4-4-2 è perfetto perché fa la doppia fase molto bene, imposta, fa dei passaggi clamorosi, è molto molto veloce, palla al piede quando partite, pure lui con quel 95 dribbling, 95 controllo palla, 94 accelerazione, subito fa salire la squadra e poi spamma dei filtranti epici 1-2. Finalizza molto bene, anche se non ho avuto modo chissà quanto di portarlo al tiro perché l'ho testato prevalentemente 4, nel 4-2-3-1, dove vi ripeto, worka, però lì è cosa buona mettergli vicino un top CDC, non Paquetá con Maggi Fatti. Quindi, top in fase di impostazione, difendicchia, non è un CDC, CDC difendicchia, si dà da fare in mezzo al campo, molto fast nelle ripartenze. Sicuramente finalizza bene, quindi è un giocatore tutto fare, può fare il CC nel rombo, CDC nel 4-2-3-1, il top per me è il CC nel 4-4-2, volendo può workare anche bene da COC perché è incredibilmente agile, palla al piede e calcia molto bene. C'ha pure il tiro di precisione, immaginate. Quindi 250-300. Per me ATT onestamente no, lo volete mettere ATT? Alzo le mani, io con questo ATT non mi ci trovo, ha un body type non buono per me, c'è un body type per intenderci alla Coutinho, qui se voi vi ci trovate con gente così leggera a fargli fare ATT, bella per voi, ma non è uno che ha movimenti ampi né ha la fisicità per proteggere palla contro i bestioni di C avversati. Quando voi lo mettete a TT uno di questo, cioè voi dovete girare a destra a sinistra, si sì, è agile ma c'ha le gambette, c'ha quei movimenti poco ampi e quella poca fisicità che lo sposta. Poi a finalizza finalizza, se vi ci trovate lo potete mettere pure a TT, cosa che io non farei. Detto ciò, ovviamente anche COS o COD non lo metterei esterno perché non ha né la reattività né l'esplosività né la fisicità per fare le D o le S. Detto ciò, gli abbiamo messo ancora perché l'abbiamo provato a boostargli un po' quelle che sono le sue caratteristiche fisiche e di difesa, oltre che di velocità. Detto ciò, per me nel complesso gli do un 8 perché è un giocatore molto completo, che insomma per 250.000 crediti, se vi serve, ci sta sbloccato. Detto ciò, vi ringrazio di aver visto questo video, fatemi sapere nei commenti chi sono i prossimi giocatori della Liga di cui volete vedere la review. Alla prossima.